Benvenuti ragazzi, sono Yumi Shan e benvenuti nel mio nuovo video. Da come avrete letto sotto nel titolo, oggi ho deciso di parlare di un manga che ho trovato assolutamente dolce, commovente e allo stesso tempo malinconico. Sto parlando di Orange, di Ichigo Takano, la stessa autrice di Dreaming Sun. Orange è un manga edito dalla Flashbook al prezzo di 6,90 euro. Lo so, il prezzo è un po' alto, però non fatevi spaventare perché ne vale assolutamente la pena. L'ho presi per pura curiosità in fumetteria e non me ne sono affatto pentita. Orange è un manga shoujo che mi ha colpito tantissimo. Sin dai primi capitoli non vedevo l'ora di leggere il prossimo, mi ha commosso veramente tanto. Ma parliamo della trama. La storia parla della nostra protagonista, che è questa ragazza qui, che è Nao, che riceve una lettera dalla se stessa nel futuro. All'inizio la ragazza pensa sia uno scherzo, ma quando alcuni avvenimenti cominciano ad avvearsi, come il fatto di svegliarsi tardi o di avere un nuovo compagno di classe, che è questo ragazzo qui, Kakeru, la nostra protagonista comincia a preoccuparsi. In questa lettera è una specie di diario dei primi giorni con Kakeru. Inoltre, quella che lettera gli dice di non lasciare solo il ragazzo e di prendersi cura di lui, perché tra 10 anni lui non ci sarà più. E in questo dolcissimo, commovente fumetto, l'autrice ci mostra l'amicizia di un gruppo di 6 ragazzi, un'amicizia sincera, fatta di complicità e sacrifici per i propri amici e per i propri cari. La storia di Nao, che grazie a Kakeru, all'amore che prova per lui e al fortissimo desiderio di volerlo salvare, comincia a cambiare. Capisce che bisogna vivere senza rimpianti, godendosi ogni istante che passa insieme al ragazzo. A metà volume conosceremo, oltre ai 6 ragazzi del presente, il loro alter ego nel futuro, che cercano in ogni modo di salvare la vita del loro giovane amico, Kakeru. Vi faccio vedere alcune delle scene. Qui si può vedere la nostra protagonista adulta. Se si capisce, nel volume avrà un bambino da Suva. Quindi vedremo l'evolversi della situazione. Mi piace veramente tanto. Sia i disegni sono veramente qualcosa di particolare, di veramente unico. Il tratto dell'attrice è pulito e ben curato. È pulito e proprio ben curato. Inoltre l'alternarsi tra passato e presente viene narrato in modo impeccabile. Infatti già dai primi capitoli, come ho detto prima, mi hanno coinvolto emotivamente e non vedevo l'ora di leggere il prossimo capitolo. Su internet sono riuscita a trovare dell'anteprima e la copertina del secondo e del terzo volume, quindi allora vi faccio vedere. Questo è il primo volume, che è la copertina sul davanti, e quella dal dietro. Poi abbiamo il volume 2 e il volume 3. Per concludere, non posso fare altro che consigliare questo manga e a tutti gli amanti dello shoujo e anche a chi non è amante di questo genere, ma che vuole provare qualcosa di nuovo. Datene la possibilità, sono sicura che non ve ne pentirete. Bene, con questo ho finito. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete dei commenti o dei dubbi riguardo al manga o delle serie simili che mi vorreste consigliare, lasciate pure un commento qua sotto. Bene, con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao!